Genuani si resta, il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova, ma che sono comunque rimasti genuani. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul genuani si nasce, genuani si diventa, eccetera, eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh, questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano lo è, ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti, e tantomeno ex calciatori, al limite ex mediocri pallonari, ma siamo tifosi, quello sì, e spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppa obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. Un bentornati, un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Genuani si resta. Nuovo episodio, episodio numero 67. Torniamo negli Stati Uniti e per l'esattezza torniamo un po' a New York a trovare un nuovo ospite del Genoa Club New York. Saluto... Torniamo finalmente in formazione tipo e saluto chi mi ha sostituito la settimana scorsa, mi sono fischiate molto le orecchie e sono stato anche accusato di fare figli e figliastri con i podcast, tra l'altro, quindi me la sono segnata questa, me la sono segnata. Saluto Matteo da New York, anche lui, ciao Matte. Colpevole, sì sì, lo so, sei stato te, t'ho sentito. Non è sì, che... ma... Con Frankie ci eravamo messi d'accordo e ora ti facciamo scoppiare un casino anche a livello... Ma lo so che non le pensate queste cose. No. Non le pensate. Va bene. Stiamo mettendo su delle cose con gli avvocati adesso, non finisce... Ah, non finisce qui. Poi, questo è il paese, tra l'altro, quindi siamo... Che lì. E Francesco che sfoggia una bellissima, si fa per dire, maglietta dei Miami Dolphins. Ciao Fra, come va? Ciao Ste, tutto bene, voi come state? Bene, bene, tutto pronto per Halloween, ho visto che ti sei dato da fare, hai fatto il tuo... Sì, abbiamo cominciato, abbiamo ma... fatto occhi e bocca alla zucca. Domani. Una domanda, sì, perché... ma è originale quella maglietta? Io te l'ha fatta fare il Mike dall'Ecuador. No, dovrebbe essere tipo originale questo. Tipo originale. Bah, sarà, comunque. Dicevamo allora, episodio numero 67, ritorniamo negli Stati Uniti e andiamo a conoscere con la sua scheda il nuovo ospite. Eccola qua, allora 40 anni, vive a Manhattan, è sposato, ha due figli, dice Genuani, motivo del trasferimento all'estero, lavoro. Vive all'estero da quanti anni? Da 13, immagino, a New York, 23 fuori Genova. È membro di qualche Genoa Club estero, abbiamo detto Genoa Club New York, è nato a Genova, zona di Albaro, genuano dalla nascita, assolutamente sì, una genualità trasmessa dai nonni. Prima partita del Genoa allo stadio, Genoa-Fiorentina 3-2 del 91, non aggiunto nessun aggettivo, non vedremo poi se durante il podcast troverà un aggettivo per definire la sua genualità. Giocatore del Genoa preferito di tutti i tempi, Johnny Van Schip. E giocatore preferito in assoluto, non ha espresso nessuna preferenza. Non ha giocato a calcio, non simpatizza per nessun'altra squadra. Hobby e passioni, a parte il Genoa, la vela, montagna, rugby, cucina e la sua azienda. La più grande gioia vissuta da genuano, Genoa Juventus 3-2. La più grande delusione vissuta, i rigori dello spareggio di Firenze e Genoa Padova. E ovviamente il caso Genoa Venezia. Il gol più bello che ricorda segnato dal Genoa è il gol di Onorati al volo sotto la sud in Genoa Reggiana del 94-95. Quindi da New York, per la precisione da Manhattan, Emanuele Cipriani. Ciao Emanuele, benvenuto. Buonasera. Grazie per avermi qua con voi, è un piacere. Grazie a te, perché va detto che ti sei reso disponibile all'ultimo secondo e quindi assolutamente grazie. Allora, iniziamo un po' a conoscerti. Iniziamo come sempre con i nostri ospiti, partiamo da come e dove è nata la tua genuanità. Ci hai detto allora dai nonni, raccontaci un po' questa genuanità in casa. Ma...
diciamo che avevo dei nonni che magari, come posso dirti, quando davano un'indicazione stradale bisognava andare, diciamo, per farti un esempio, Molassana, dicevano devi andare, poi passi il campo del Genoa, un campo d'Usena. Per dirti, no? Nel senso, era il riferimento proprio. Riferimento, non so, vai lì, passi il campo d'Usena, poi vai a sinistra, cioè per dire. Quindi era proprio... Quindi erano proprio tifosi da stadio, nel senso andavano anche allo stadio? Mio nonno paterno mi portava allo stadio, mi portò anche mio fratello, che è più grande di me, lo portò a vedere anche i mondiali lì... Nel 90, sì. Nel 90, quando giocarono qualche partita, insomma. Io fossi un po' più piccolo, non ci andai, però insomma ci portò il nonno paterno. Il nonno materno era quello che dava come riferimento. Però il campo del Genoa, non dire, sai, Ferrari piuttosto che lo stadio. Cioè, lì è perché stiamo parlando di persone veramente del... Adesso non vorrei dire una cosa... Vorrei dare l'anno di nascita sbagliato, però se non sbaglio 1915, stiamo parlando di quella generazione che, cioè, era il campo del Genoa come tuttora noi lo sentiamo in quel senso lì. Come dovrebbe essere. Sì, quindi... E poi ovviamente, sai, ognuno ha i ricordi legati un po' alla proprietà e... che ha vissuto, sai, chi magari ho sentito il vostro podcast, ci sono ragazzi più giovani, allora si ricordano altre. A me, insomma, ovviamente. Beh, tu hai iniziato già in un periodo buono, in un bel momento, sai, quel Scuravi, Aguilera e poi quel grande entusiasmo. E mi ricordo che. Anche dopo, cioè quell'entusiasmo anche alla scuola di quelle partite europee che cercavi di stare sveglio, poi dormivi, poi ti svegliavi il giorno dopo e dicevi cosa ha fatto il Genoa e poi era una festa. Sì, perché tu scuola. Avevi 8 anni, quanto avevi? 8 anni, sì. Una cosa. Sei dell'83, così. No? Giusto. Si faccio gli anni, quindi. È interessante capire appunto come hai vissuto tu quelle due stagioni fantastiche da bambino di 8 anni, ecco. Da sogno, un sogno. E poi appunto questo sogno si trasformò in una passione, infatti poi a mio padre chiesi di portarmi allo stadio e dopo, quando insomma in quegli anni ho detto il gol di Onorati, ero lì proprio nella sud a vederlo, e quindi mi ricordo che facemmo l'abbonamento giusto nel 94-95, quando magari avevo 12-13 anni ed era bello. E onestamente, intendetemi, mi innamorai della, e vi dico il perché, mi innamorai della gradinata sud. Perché? Perché io chiesi a mio padre di regalarmi un abbonamento, ovviamente anche per me e per lui, perché mi accompagnava, e la Nord mi sembrava troppo, troppo per un ragazzino. Sì. Poi non era neanche facile trovare, come non lo è neanche adesso, trovare un abbonamento. Ma io ricordo anch'io, che comunque avevo già un'altra età, nel 91 avevo 21 anni e avevo l'abbonamento Sud quell'anno lì, e anche l'anno della Coppa, quindi non me la son goduta guardando la Nord. È quello che poi praticamente vai nella Sud e poi ti innamori di vederla Nord. Ti innamori della Nord, la vedi come una cosa stupenda, e poi anche le scaramucce con i tifosi ospiti che è lì, quindi io poi... Ce li hai lì. Adesso vado allo stadio, vado nella Sud,
perché è troppo bella la Nord alla Sud, e poi quel forza Genoa, forza sì, sì, Genoa, sì, qualcosa che... E poi ti ripeto, scusatemi, ma le scaramucce con gli ospiti, io sono un po' facinoroso, insomma. Eh sì, anche quello è vero, sì. Che addirittura, se non sbaglio, ai tempi che c'era la... Matteo, aiutami, i primi anni del nuovo stadio, che il parterre era separato, i tifosi erano nel parterre. Erano nel parterre, io mi ricordo una volta, quelli dell'Ajax, erano lì sotto. Mi ricordo che l'anno prima della cavalcata europea, io avevo l'abbonamento nei distinti, ne avevamo due in casa, e ogni tanto andavo con i miei amici di scuola, andavamo nella Sud, e mi ricordo ancora adesso la fauna dei tifosi interisti, cioè della gente che, ti giuro, per fortuna che c'era una griglia, delle bestie, erano una roba allucinante, ecco, sì, ma erano nel parterre della Sud, erano. Però io, per onor del vero, questi abbonamenti, queste annate, erano già nella gabbia, quindi ero proprio... Sì, le hanno spostate, non mi ricordo in che anno hanno tolto la divisione, poi hanno creato pochi anni dopo, credo, comunque. Sì, 2-3 anni dopo. Infatti... Fino... No, Sara, cosa fai? Abbiamo delle interferenze. Ma quindi tu, ho letto bene, ti sei trasferito, cioè sei andato via da Genova 23 anni fa? Sì, diciamo che... Sì, Genova per me è un ricordo abbastanza... No, perché parlando di genuanità, quindi tu hai vissuto un po' la genuanità da teenager, e poi però sempre da distante, ecco, no? Sempre da distante, e poi vabbè, comunque non ero tanti anni, ero in giro per l'Italia, non così distante. Qualche partita ero riuscito ad andare a vedere, però non tante, però comunque una genuinità, diciamo, portata avanti, manifestata. Adesso magari racconta qualche aneddoto, però sicuramente Genova è stata una costante per me. La città di Genova un po' meno, nel senso che comunque, sai, un po' quell'amore odio mi ha sempre È un po' quello che ci accomuna un po' a tutti, assolutamente. Sì, sì. Quindi l'aggettivo l'abbiamo trovato, facinoroso. Hai detto te. Ma eri già facinoroso ai 15-16 anni o... Soprattutto, ecco. Molto bene. Soprattutto, pantaloni corti anche d'inverno, andare lì e... tirare robe, sì, ero, non lo so. Eri da Daspo, quindi, eri un po' da Daspo così. Ero da Daspo, e poi praticamente diciamo che la mia vita è stata contraddistinta, cioè la mia vita di quegli anni lì, e che poi ha avuto, insomma, una traccia indelebile poi nella mia vita, è stata poi il gioco del rugby, perché appunto questa rissosità, poi diciamo l'abbiamo canalizzata bene, ed è andata bene, insomma. Poi io è stata diventata una grossa passione, che poi è diventata anche un lavoro, e che però appunto mi ha portato un po' in giro per l'Italia fin da piccolo, perché poi io, stiamo parlando, non so se era l'under 18, ero già a Milano col vecchio Milan Rugby. Ma il Mediolanum? Il vecchio Mediolanum. Nel Berlusca? Sì, ancora quando... Di Dominguez. Feci degli anni là, poi l'Under 21 andai a Rovigo e... facevo, insomma, tutti i vari campionati nazionali, poi esordì in prima squadra nella Rugby Roma in top
in top 10 e insomma ha girato un po', ho fatto tanti anni a Piacenza in A e ho giocato un anno all'Aquila, quindi insomma e ho bellissimi ricordi che poi hanno insomma forgiato il mio carattere. E lì appunto ho testimoniato un po' la mia genuinità in giro per l'Italia e diciamo che non è che sono stato in tanti, non sono stato in tanti territori tra virgolette nemici calcisticamente, perché poi per dire Piacenza sono tutti Milan, Inter, cioè Rovigo, sono tutti Juve, Inter, mie solite, dove non c'è una rappresentanza sono sempre quelle squadre lì, che lo sapete meglio di voi. Roma mi è piaciuta, però non è che ce l'hanno tanto con noi, però mi è piaciuto vedere la dinamica, anche se sono stato un anno solo a Roma, ero proprio, a parte che è stata un'esperienza stratosferica a livello generale, però insomma se vogliamo proprio parlare un po' dell'aspetto calcistico, mi piaceva vedere come i romani proprio dalla mattina alla sera si rompono i coglioni, scusate il termine, si punzecchino, forse anche peggio di noi, forse anche nello stesso spogliatoio della Rugby Roma, che no, cioè, eppure parlavano di Roma, Lazio, c'erano queste cose, quindi quella lì è stata simpatica, però non è che nessuno mi ha detto. L'ultima squadra prima di venire negli Stati Uniti, nel Valpolicella di Verona, sempre in Serie A, lì invece è stato un po', c'era stato più tutti, perché io proprio tutti Ella, sì, io andavo agli allenamenti con le calzettine del Genoa e sai poi loro l'ultimo anno che anno era? 2009-2010 io praticamente 2009, beh, però il Verona forse non era, dove era nel 2009-2010 il Verona? Era forse più il Chievo, che però mi dirai, ma i tifosi lì Chievo sì. Io non li ho conosciuti. Vabbè, erano quattro i tifosi del Chievo, quindi trovarli non era facile. Sì, però appunto, perlomeno, insomma, sì, no, dovevano stare anche abbastanza muti, ma anche adesso, insomma. Non è che... Però lì sì, lì ho visto un po', però è stato anche simpatico, perché non ho problemi, non ho tanti problemi. Che ruolo giocavi? Io giocavo in terza linea e poi comunque ho continuato a giocare anche qua a New York, è stata stratosferica perché qua a New York mi ha dato la possibilità di conoscere un sacco di amici per tanti anni e inserirmi alla grande, poi sai da un amico conosci un altro, quindi è stata troppo bella questa esperienza. Ma tu come giocatore di rugby sei nato nel CUS o a Recco? Io sono nato nel CUS, fino all'under 16, poi andai appunto già da piccolino fuori e poi riprovai quando poi decisi che insomma giustamente non è che uno ce la crea da giocatore di rugby, è quello che è. Ho detto provo a tornare a Genova e trovare lavoro e continuare a giocare a rugby e però lì non andavo bene, insomma feci un paio di mesi ma non stavo bene perché appunto volevo incanalarmi in un discorso lavorativo che poi non lì non si concretizzò e lì un po' ritorna quel odio che abbiamo un po' tutti, quando dici ci ho provato in tutti i modi a fare la mia vita insieme a quelli che possiamo essere mia famiglia, però non andò bene. Matteo e Francesco, domande di genuanità per Emanuele? Domande di genuanità, quindi allora Emanuele è il terzo, diciamo, sportivo vero che abbiamo, perché abbiamo avuto Luca La Terza che era un giocatore di football americano, quindi come stazza ecco paragonabile a Emanuele, anche se Emanuele non è spaventoso quando lo vedi, ecco. Non sei tanto alto, però è facinoroso. Sei abbastanza grossino di spalle, ecco, non sei uno con cui... Anche non sono neanche più tanto in forma, quindi adesso non fa testo. Sì, però non sei 1,95 come i piloni del Sudafrica o dell'Irlanda, ecco, con le orecchie consumate che fanno paura solamente a vederli in fotografia. Quindi ci sei tu, Jack Salvarezza, che comunque è arrivato a livelli della primavera. No, come genuanità, sì,
il posto quindi più difficile in cui, diciamo, dire di essere genuano per te cos'è stato? Il Veneto? Sì, sì, però anche lì poi non ci sono stato tanto, non ci sono stato tanto perché poi appunto io andai lì in questa squadra nella quale comunque a livello sportivo mi trovai molto bene, anche adesso quando vado in Italia vado sempre un po' di giorni lì in Valpolicella, che a parte le diatribe calcistiche è un posto stratosferico, e però non mi fermai neanche tanto lì, perché io andai lì perché già mi assunse un'azienda lì di quelle parti lì, e quindi già con l'intento di mandarmi qua, quindi poi a un certo punto a malincuore dovetti lasciare anche quella squadra lì, quindi, però insomma era quello che volevo fare, buttarmi in una, cioè iniziare la mia carriera professionale. No, poi ritorniamo sul rugby, perché è anche molto interessante. Ora la World Cup è finita così, era sabato, tra l'altro con un po' di rimpianto, perché io speravo che vincesse l'Irlanda, ecco, mi era piaciuta molto. Tutti meritava sto giro, se la merita. Sì, speravo, perché sono un po' stufo, sempre le squadre All Blacks, Sudafrica, oppure le due nobili europee, Francia e Inghilterra. Speravo, ecco, in un underdog stavolta. No, a livello di nazionale hai mai avuto delle convocazioni o... Ma qualche raduno, ma da ragazzo, poi no, non ero un giocatore di quel calibro, nel senso mi sono divertito, insomma, ho potuto fare quello a tempo pieno per tanti anni, e se è stata una cosa bella, poi insomma... Ma Però dimmi no. Una cosa, visto che parliamo di rugby, perché non so se sia il mio secondo sport, ora purtroppo da quando sono venuto qui negli Stati Uniti non riesco più a seguirlo, però fin da piccolo che guardavo il Cinque Nazioni, ecco. Ma in Italia cosa succede? Che tutte le volte che osiamo dire dai che questa volta possiamo battere una delle big... Che chi non lo sapesse, le big del rugby sono Inghilterra, Francia, Nuova Zelanda, Sudafrica e vabbè, l'Australia si è un po' persa, beh, è stata, però sono queste quattro. Che... E ogni volta che alziamo un attimo la testa o che abbiamo un po' di presunzione, ci danno 90 punti. La Francia addirittura ci ha umiliato come non mai. Ecco, come la spieghi? Come mai l'Italia non riesce a mettere su un team? Ma guarda, a parte che io veramente faccio una piccola premessa, nel senso mia opinione adesso non so quanto possa essere valida, perché onestamente tanti anni che sono un po' fuori, non mi documento neanche tanto. Però in effetti è così come dici tu, nel senso sembriamo sempre comunque un'incompiuta. Poi comunque le altre nazionali, perché è che seguo tanto, però perlomeno i risultati li vedo, insomma, altre nazionali comunque qualche ciclo buono di 4-5 anni buoni li fanno tutte, poi magari perdono altre partite. Noi invece questo ciclo buono praticamente l'abbiamo avuto veramente in parte, quando magari potevamo essere competitivi un po' nelle sei nazioni. Da lì poi vedo che comunque in Italia a livello di federazione hanno provato un po' tutto, le accademie per far crescere un po' i talenti, non lo so, però poi hanno cercato di alzare parecchio il livello del top degli atleti, creando queste due franchigie, Benetton e adesso non mi ricordo quale sia, erano gli Aeroni, poi adesso sono diventati, non so, non mi ricordo, comunque queste, no, le Zebre, adesso questi qua giocano in questa competizione internazionale di altissimo livello, dove ci sono le squadre irlandesi, scozzesi, addirittura le sudafricane, e dicono vabbè, giocando tutte le settimane ad alto livello si adatteranno a quel livello, però alla fine sembra che non paghino mai queste cose. Vedo che hanno creato questo portare i migliori giocatori in quest'altra competizione
ha sicuramente impoverito il campionato poi italiano, che poi alla fine il serbatoio, e non dico che sia stato sbagliato entrare qua, io non posso esprimere un'opinione così pesante, però è un dato di fatto, vedo i miei ex compagni che mi dicono che il campionato nazionale sicuramente ne ha risentito, a livello un po' basso. Poi in Italia comunque abbiamo tanti sport, non lo so, nel senso siamo abbastanza bravi in tante cose, pur essendo non un paese super sportivo, adesso non so, correggetemi se avete un'idea diversa, però pallanuoto siamo forti, basket, pallavolo, andiamo alle Olimpiadi, facciamo benino, ci sono sempre tutti questi atleti che fanno gli exploit, insomma, ci difendiamo in Italia, però appunto... Poi non ci sono, secondo me, tutti questi partecipanti e questi sport minori fanno quel che possono, anche se siamo una nazione di... Comunque, siamo quasi 60 milioni, però... Non lo so se è una cosa demografica o non lo so. Io ti dico che ero sicuramente fan della nazionale italiana quando... Però poi anche quando giocavo, ti dico onestamente, non guardavo mai rugby, non lo guardo ancora adesso, perché uno... Quando giocavo, e perché non volevo, ero fin sopra i capelli, rugby, due allenamenti al giorno, la partita, le robe, non voglio neanche guardare le partite, no. Piuttosto appunto mi guardavo il Genoa, perché era un cambiamento da quella che era un po' quello che mangiavo ogni giorno. E adesso non riesco a guardare niente, quindi non so dirti. Certo che è che comunque, insomma, il rugby è perlomeno uno sport che ti permette di creare dei legami importanti, e quello sì. Io penso che le amicizie che ho fatto in campo sono indescrivibili. Perché sanguini insieme, perché lotti insieme, perché è un obiettivo comune. E quello lì mi manca tanto, perché comunque è difficile poi replicare oggettivamente questo tipo di feeling nella vita di tutti i giorni. Adesso cerco un pochino di replicarlo io personalmente, per quanto riguarda la mia azienda, che quindi quello è bello, cioè cercare di far trasmettere quell'agonismo, quella determinazione, quella voglia di all'obiettivo a livello di quello che può essere la mia attività di adesso, quello sicuramente. Però sì, insomma, il rugby è sicuramente uno sport, forse lo sport di squadra per antonomasia, cioè proprio veramente è uno sport dove da solo non vai da nessuna parte, cioè ci deve essere proprio una coralità, e quindi si crea un'unione, un gruppo che poi va oltre lo sport. Devi andare così per la guerra al 100%, e se non sei al 100%... non fai niente. Infatti, per dire, io magari quel periodo che ho cercato di ristabilirmi a Genova non andò bene su nessun tipo di piano, perché appunto non ero lì con la testa, perché non riuscivo a un pochino incastrare i mattoncini, e quello sicuramente ne ha risentito. Poi vabbè, tante cose belle, poi vabbè, sicuramente insomma, anche tante delusioni, insomma, un po' veramente una palestra di vita, tante cose anche simpatiche. È stato bello, mi manca l'Italia, sicuramente queste esperienze che ho fatto in giro per l'Italia mi hanno fatto innamorare del nostro paese, che è stratosferico, e anche tipo, non so, anche stato all'Aquila, l'Abruzzo è un posto stratosferico, bellissimo, e post paesini, quindi quello sì. Poi Genova, io per carità, non l'adoro,
però vedo, sento che mi manca un po' più l'Italia in generale, che magari... Beh, come dicevamo prima, Genova è sempre odio e amore. Francesco, tu che invece vieni da Reco, che è un'altra realtà, a parte la maglietta di football americano che hai stasera, che non c'entra un cazzo, ma vabbè. E una domanda per Emanuele. Ma sì, io sono d'accordo con Emanuele, ha fatto un bel discorso, ciao Emanuele, per quanto riguarda gli sport che sono seguiti in Italia. L'Italia che è purtroppo uno di quei paesi che... è calcio centrato, cioè fondamentalmente si parla tanto di calcio, quando comunque facciamo bene anche in altri settori, molto bene anche in specie in altri. Io, per esempio, sento di Recco, Pro Recco, pallanuoto, è sempre, insomma, sempre sui titoli regionali, insomma, locali, però non sempre c'è questa visibilità che vorresti vedere, perché comunque sono livelli che a livello calcistico sono sulle prime pagine per giorni nazionali ed europee. Per quanto riguarda la mia domanda, tu hai vissuto il calcio come tifoso, rugby come professionista, uno di questi di tanti sport che ho praticato quando ero piccolino, ma uno dei tanti che mi ha dato anche un po' di valori, da quale ho imparato anche tanto anche lì, per quel poco che ho fatto. Però la mia domanda è se, per come tu hai vissuto appunto il rugby come sport più genuino, diciamo, che valori porteresti al calcio vedendolo te come tifoso? Cosa pensi che al calcio attuale manca rispetto allo sport che vivevi te come professionista? Ma ma sai, da fuori difficile giudicare, però insomma ci sono cose che sono anche da fuori, sono lampanti, le solite, non so, le simulazioni, quelle cose, cioè dai, quel adesso, quel Genoa Milan adesso io non riesco a vedere. Io ascolto la radio, ok, perché sono sempre in giro, però poi mi riguardo gli highlights, le cose, quella mano di Pulisic, cioè ragazzi, cioè, ma con che coraggio, no? Allora dici, ok, l'ho presa con la mano, ok, non c'è niente. Quello che... Poi vabbè, voi dite, ok, ma fai presto a dirlo, poi ci sono dei miliardi. Avete ragione, però, insomma, quelle cose lì fanno un po' passare la voglia, insomma, dai. Quelle cose lì, quelle sceneggiate calcistiche sono un po'. Poi paragonare, cioè, nell'ambiente del calcio non l'ho mai vissuto, ho un'idea, magari un'idea da fuori, però non so se faccio a testo tanto, però sì, sicuramente cose che sono da fuori, che uno vede, sarete d'accordo anche voi, cioè dai, adesso anche prima del VAR, cioè quei tuffi un metro dall'area, tirano rigore del Piero col Genoa, ma dai, cioè, ho l'impressione che tipo in sport come il rugby, che sono senza dubbio più fisici, dove ti fai male, cioè ti puoi fare male tanto in qualsiasi partita senza necessariamente dover giocare la partita della vita, e penso che ci sia più verità, nel senso di più onestà nei giocatori, perché comunque insomma, diciamo che almeno dal mio punto di vista, che insomma non ho mai giocato a livello professionistico né più di tanto a calcio, insomma, a livello giovanile, appunto rugby a livello di scuole medie superiori, ma insomma con, insomma, i giochi della gioventù parliamo, insomma, non niente di però è sembrato più veritiero, cioè nel senso che comunque c'è meno voglia di far finta di farsi male, buttarsi per terra, di richiamare il fallo giocando a rugby, è più tipo andiamo avanti, cerchiamo di fare più che possiamo, mentre invece il calcio sembra tante volte sulla falsa nota del calcio, come dovrebbe essere. Beh, lì non c'è bisogno di far finta di farsi male nel rugby, cioè proprio, ti fai proprio male. Sì, no, ma il rugby è anche concepito come sport faccia a faccia. Rugby, la gomitata non te la danno, rugby ti danno un pugno in faccia. E non è che fingano le cose così, danno. Poi Emanuele, correggimi se dico delle cretinate.
rugby, se ti tirano, ti vogliono tirare una stecca perché gli hai fatto qualcosa che gli ha fatto girare le scatole, ti danno la stecca, gli dai un pugno in faccia e quello non scende per terra rotolando, cerca di non prendere il colpo e poi se può lui ti dà un altro pugno in faccia. Quella lì sono più genuini in quella, non le vedi nel calcio a volte, vedi la gente che li sfiorano, poi rotolano, che se veramente si fossero fatti male nel rotolare ti fai ancora più male. Ecco, così è. Cioè, il rugby è sicuramente uno sport più vero, sono meno anche, ha anche un'origine diversa, dice, meno popolare, legata anche a una società anche più borghese, quindi insomma uno sport un po' più anche giocato da giocatori meno ignoranti dei calciatori, quindi sicuramente. Poi io penso sempre che nel calcio tante volte si parla di partite, di pastette, di biscotti. Io penso che in uno sport dove prendi botte per 80 minuti ce n'hai, scusate il francesismo, per il belino di far vincere quell'altro, quindi no. Mi dà proprio l'idea che siano sport con valori completamente diversi, e lo vedi anche nell'approccio che hanno con l'arbitro. Solo il capitano parla con l'arbitro e c'è anche molto rispetto per le decisioni degli arbitri, e casualmente in quegli sport lì gli arbitri sbagliano anche molto meno, e sbagliano, però se ci fai caso è difficile, che si vede che sono anche messi in condizioni di lavorare in maniera più serena, meno stressante che non nel calcio, dove insomma ogni cosa è veramente una discussione, almeno questo è quello che penso io da quel poco che ho potuto vivere il rugby da vicino, e quindi questo è un po' la mia idea, non so, ma lui faccio sbagliato, riprendiamo dalla mia, rimettiamo la palla in gioco tramite una mischia, ho sbagliato, ok, lo dice, cioè. Sì, sì. Cioè, tu senti anche l'audio dall'arbitro, è tutto un altro mondo. Poi il rugby, se sei inferiore, perdi. Cioè, sì. Il calcio, io credo che sia l'unico sport dove se sei più scarso non hai, cioè il calcio puoi anche vincere delle partite. Sì. Nel rugby, come nella maggior parte, no, direi nel 99% degli sport, non te la scampi. Il rugby, tra l'altro, è anche uno sport che non permette la melina. L'unica, diciamo, forma di melina, tra virgolette, ma poi una melina relativa, è il calcio in touche per spingere indietro l'avversario. Però poi la palla ce l'ha subito l'avversario. Non è che tu ti puoi tenere, fare il passaggio. Il calcio come era prima, che il portiere prendeva la palla e c'erano delle squadre che se per disgrazia passavano in vantaggio era finita. No, rugby... No, è bello anche questo contrasto, ed è interessante avere un ospite come Emanuele, perché io ho conosciuto io avevo parecchi colleghi che giocavano a rugby e di questi calcisticamente pochissimi erano tifosi, erano magari simpatizzanti, proprio perché vivevano questo contrasto fra la mentalità del tifoso del calcio, ma anche del calciatore, e quella del tifoso del rugby e del giocatore di rugby. E invece Emanuele è un giocatore, come diceva prima Francesco, giocatore di rugby ma tifoso di calcio, e non tanto tifoso di rugby, perché ci ha detto adesso che anche ai tempi in cui giocava, poi un po' per la saturazione proprio del rugby, non guardava altro rugby, quindi è un po'... E neanche guardo tanto il calcio, nel senso, cioè, sono proprio tifoso, nel senso, dici c'è un Barcellona... Sì, guardi Genoa, sì. Calcio, dice, caspita, una partitona con chissà che giocate, no, a me non dice niente, non me la guardo Barcellona Real Madrid, scusa. Vabbè, l'Italia, ho visto la finale, ero in strada qua a New York, è stata anche molto divertente la finale dell'Europeo, per carità, ci mancherebbe, però no, il Genoa è qualcosa che comunque, cioè, se il rugby, adesso non vorrei essere troppo filosofico, però voi avete un po' tessuto le lodi del rugby,
giustamente, per carità, dei valori nobili che ha questo sport, come altri sport come la pallanuoto e altri. Però insomma il Genoa ha anche la sua poesia, anche la sua lezione di vita, perché comunque là, il fango che ti mangi col rugby ce lo siamo mangiati col Genoa e siamo andati avanti come fosse una partita di rugby. E se poteva andare qualcosa storto è andata. Però siamo andati avanti e queste cose, adesso non vorrei dire che siano stati poi... una persona è fatta di una miriade di cose, però questo sicuramente ha avuto un impatto anche con me, nel senso che comunque anche il mio carattere, posso dire senza vergogna, che è stato un po' formato in una minima parte, però minima o chissà, anche proprio del Genoa, perché cioè, quel ragazzi, anche poi quando sei, non so, in un'altra parte d'Italia e dicono ah, ma noi siamo Juve, ma al Genoa, ok, però io so cosa sono io, non ho bisogno che tu mi dica, io so cos'è il Genoa, so cosa sono io, so quali sono i miei valori e non mi interessa che tu devi, cioè non mi interessa, noi siamo noi e sappiamo cosa siamo, questo è veramente essere genuani e sappiamo mangiare un po' di cacca. Uh-huh. E sappiamo quel sapore che ha. E sai che c'è? Mi piace questo fatto, perché quando... non è una brutta cosa nella vita, poi ho visto dopo, mi sono reso conto dopo, che poi non è una roba, non è una brutta cosa. E il rugby te la fa mangiare, e il Genoa anche. E quindi se si può andare una cosa male, magari andrà male, quindi prepariamoci. Prepariamoci a farla non andare male, o comunque prepariamo a dare una soluzione. No, io sono perfettamente d'accordo, tanto che ogni tanto si fanno anche delle discussioni anche sulla nostra chat, e giustamente una delle cose che veramente ci dà fastidio dei nostri presunti cugini è proprio questa loro strafottenza, eccetera eccetera, però io credo che sia dovuto al fatto che per fortuna loro almeno una generazione di tifosi di quella squadra lì ha vissuto più soddisfazioni che altro, e quindi si è un po', diciamo, infighettata, e forse se a parti invertite anche noi genuani saremmo un po' così oggi se avessimo vinto uno scudetto 30 anni fa e una finale di Coppa dei Campioni eccetera eccetera, quindi noi purtroppo veniamo da un background diverso che ci ha plasmati in maniera diversa e affrontiamo le difficoltà in maniera diversa da loro, che invece ci vanno sotto decisamente. Però comunque per fare un parallelo fra calcio e rugby, il Genoa tante volte ha cercato di andare avanti passando indietro il pallone, e quindi insomma, soprattutto negli ultimi anni di Preziosi, questo era un po' il modo in cui giocavamo, però a parte quello non so cosa ne pensa Matteo e Francesco, però mi sembra che... quello che ha detto Emanuele è più che condivisibile. Sì, ma... c'è il microfono staccato. Ecco. Pardon. No, dicevo che mangiare della merda col sorriso e dire ma no, sto qui a cioccolato, cosa... è una delle nostre... comunque una delle nostre caratteristiche anche... e anche affrontare le cose cercando di essere sempre preparati al meglio, perché sai che se non ti prepari bene e c'è un minimo, una minima possibilità che la cosa vada male, lo farà. Quella, ad esempio, non hai il centravanti di riserva, hai due, diciamo, normodotati per la Serie A come attaccanti di scorta, e il centravanti titolare si fa male. Beh, per tornare ai paralleli con rugby, quando stoppa la palla a Ekuban, la palla sembra un po' ovale, ecco. C'è un po' questo effetto. Ekuban,
Ekuban e Puskas, quando toccano il pallone, e questo lo sanno quelli che sono appassionati di rugby, è come il giocatore di rugby che fa lì in avanti. Ecco. Esatto. Vedere loro che stoppano la palla, la stoppano sempre in avanti, mai attaccata al piede. Il famoso stop ad inseguire. Esatto, è quello che gli fa il passaggio in velocità e se la fa cadere in avanti, e come tutti sanno nel rugby la palla va in avanti, c'è la mischia per la squadra avversaria a favore. Quindi... Ma infatti non è il pallone ovale, sono i loro piedi che sono ovali, secondo me. un po' così, sì, un po' storico. Ma guarda, sul materiale di cui sono fatti, ma ti dico, su Ekuban io ho avuto speranza fino all'ultimo. Anch'io? Non ero incavolato per qualche stop sbagliato così. Quello che mi ha fatto arrabbiare, e purtroppo mi è stato confermato da Stefano, ma anche da altri, è stato l'approccio, l'attitudine indisponente nei 45 minuti. Quasi, non so, voglio entrare nella sua testa, quasi dire, ma cavolo, c'è il centravanti che non sta in piedi, e piuttosto che farmi giocare a me dall'inizio, comunque lo fate giocare sofferente e ora mi mettete a me in campo. Assolutamente sì, anche con una gamba per me, sola. Io sinceramente, se prima Ekuban cercavo di dare tutte le attenuanti del caso, dicevo vabbè, per ora abbiamo giocato contro le squadre di alto livello, con difese di alto livello, ora che giochiamo contro le squadre più scarse, può anche darsi che Ekuban possa venire bene. Comunque lo scudetto non dobbiamo vincere, dobbiamo salvarci. Dopo che ho visto l'atteggiamento nel secondo tempo di venerdì, come Ekuban, usando un'espressione genovese, ula pisciou in tassegne. Sappiamo tutti che quando pisci nella cenere, spiegato a Gabibbi o a gente che non capisce il genovese, che ci potrebbero ascoltare, non possiamo neanche mettere i sottotitoli nel podcast. Ecco, si alza la polvere, quindi ti sporchi alla fine. Ecco, la cosa con me proprio Ekuban ha finito, a meno che non mi stupisca, ma a sto punto qui basta. Beh, se segnasse un gol saremmo già tutti stupiti. Sì, se segnasse un gol logicamente già... lo dico. E chissà che magari, perché secondo me comunque è una cosa, sì, sicuramente si stupirebbe anche lui. E non credo se li ricordi neanche più i gol. Però io sono convinto che sia anche una questione di testa la sua, nel senso, non lo so, l'impressione che al primo stop sbagliato, primo errore, non riesce più a fare niente. Emanuele, cosa ne dici di Ekuban? Per il rugby intendiamo, fisicamente potrebbe anche giocare. Un'ala discreta per il rugby. Perché... ecco, le mani magari, ma non garantirei proprio. In effetti non dici una cosa sbagliata. Qualora riuscisse a prendere il pallone, ala, insomma... Ce lo vedo già che con la palla tipo giocoliere, perché se lo fa con i piedi lo farà anche con le mani. Però comunque, a parte quello. Prima di passare a parlare di Genoa, restiamo un attimo sulla tua esperienza all'estero, che invece è iniziata quanti anni fa? E allora, appunto, 13. Sì, 13 anni fa, nel 2010, sì, andai, arrivai qua tramite questa azienda di Verona che, insomma, mi assunse, mi tenne un pochino lì da loro e poi mi mandò qua a gestire le loro operazioni qua in Nord America e, insomma, è stata anche quella sicuramente una bellissima esperienza, perché ho imparato molto dal punto di vista lavorativo e mi ha fatto venire qua, insomma. Mi ha fatto venire qua e ho passato un po' come tutti con questa bella luna di miele nei confronti degli Stati Uniti, New York, andare a fare viaggi a Miami, insomma. Mi sono divertito sotto tutti i punti di vista, mi sono tolto tantissime belle soddisfazioni e appunto ero ancora in età nella quale potevo comunque giocare bene e quindi insomma
conobbi tutti questi amici qua del New York Athletic Club, che è tra l'altro una polisportiva stratosferica, che ha tutti gli sport, quindi bellissime feste anche dopo le varie competizioni. C'era la squadra di pallavolo, di pallanuoto, di rugby, poi facevano magari dei mega terzi tempi addirittura. Ciclismo lo facevano? C'è il ciclismo, c'è la maratona. Guarda, New York Athletic Club è una... se volete togliere una cosa, potete veramente guardare il sito, ci sono tutti gli sport, ci sono un sacco di medaglie olimpiche, hanno un sacco di medaglie olimpiche e fanno tutte queste feste tra sportivi ed è bellissimo, cioè ricordi stratosferici, perché ogni volta era un piccolo villaggio olimpico, la nostra squadra faceva un campionato nazionale e quindi andavo a giocare. Un anno vincemmo addirittura lo scudetto qua americano nel 2015 a Denver in finale contro la squadra di Austin, quindi poi andammo in Utah, San Francisco contro, e poi spesso la squadra di rugby viaggiava e viaggiavamo con un'altra squadra di un altro sport che magari affrontava la corrispettiva di un altro club, come poteva essere, non so, l'Olympic Club di San Francisco piuttosto che, non so, l'University Club di Boston. Quindi veni qua e tutto sembrava magico. Gli amici, uscire, insomma, il lavoro andava bene, va tuttora molto bene, grazie a Dio, in maniera diversa, perché poi dopo un certo tipo, dopo un po', insomma, dopo un po' sentì che questo lavoro per conto di questa azienda di Verona, diciamo, era stato raggiunto il tempo per cercare di fare qualcosa in più nella mia carriera professionale, e allora aprì la mia azienda e lì ritorniamo al discorso che facevamo prima, dove un po' all'inizio, insomma, è stato un bel salto un po' nel vuoto, però grazie a Dio adesso ringrazio ogni giorno di averlo fatto, insomma, con grandissime fatica, però adesso ho fatto sicuramente creato una bella realtà nel mio settore, e anzi il mio rammarico, che io faccio tanto business con l'Italia a livello di importazioni di prodotti dall'Italia, che poi distribuisco qua, distribuiamo qua un magazzino in New Jersey, ho una rete professionale che ho creato. Il mio unico rammarico, anche lì di nuovo torniamo a questa, non riesco a fare mai qualcosa con Genova, cerco di trovare qualche fornitore in Liguria, ma così, perché mi piaceva tenere un contatto con la mia terra, no? Io ho fatto addirittura una sponsorizzazione, al Rugby Club Valpolicella, che è la mia ultima squadra in Italia, assolutamente, perché voglio dare qualcosa indietro alla mia terra, che comunque mi ha formato, e loro sono stati contenti che ho fatto, mi dico, ma vuoi il nome nella maglia? Beh, non mi interessa, ho cercato grafici, disegni, ho detto, ma magari mi faccio fare qualche pubblicità, qualcosa tramite il genere, ho mandato su internet email, quasi non mi hanno risposto, mi hanno mandato qualche email ai potenziali fornitori, cosa avete, magari acquisto qualcosa, quasi diffidenza. E è strano, perché insomma siamo un po' particolari, non è inutile che io vi dica come siamo noi stessi liguri, però ho questo desiderio, forse di anche, grazie, visto che se Dio vuole, non lo dico a bassa voce, le cose non mi sono andate male qua negli Stati Uniti, mi piacerebbe forse dare qualcosa indietro alla mia terra in qualche modo. E non sono riuscito, no, fino adesso non sono riuscito a questo intento. Beh, insomma, la famosa mentalità imprenditoriale genovese, ecco, che arriva a Masone. Io so più o meno, Emanuele, in che cosa tratta, quindi senza andare troppo nello specifico, che non è neanche, diciamo, andiamo anche fuori tema.
ti posso fare una domanda: hai mai provato ad usare dei trasportatori genovesi, delle imprese di spedizione genovese? Perché quello che fai tu, diciamo, Genova non è uno dei core business della Liguria, ecco, diciamolo chiaro, ecco, non stiamo a dare troppe, come si dice, informazioni su quello che fa Emanuele, perché non è, andiamo fuori tema, però Emanuele non porta cibo negli Stati Uniti, che tutti molti pensano, ha creato la sua ditta, molti potrebbero pensare porta del cibo, no, Emanuele non porta del cibo negli Stati Uniti, ecco, con trasportatori genovesi, in predispedizione di genovesi, hai mai trattato o neanche in quello sei riuscito a, diciamo, a dar lavoro a gente della tua terra? Io ho provato e con uno e qualche anno fa e mi diedero una delle quotazioni proprio per farsi dir di no, per farsi dir di no. E comunque, diciamo, visto che appunto non vuoi andare fuori tema, però diciamo per dare un'idea più o meno, diciamo, stiamo parlando di forniture industriali abbastanza specifiche, e quindi sì, non è proprio il core business della Liguria, però c'è qualcuno in Liguria e a prescindere da quello ho detto magari qualche altro servizio posso attingere a qualche altro servizio in Liguria, come appunto ho detto, ma magari poi mi faccio dare un aiuto sulla grafica, sulla promozione, tanto ormai adesso uno ti può seguire una pagina social di un'azienda da ovunque, insomma, e quindi non era solo una questione proprio di preferire i prodotti che tratta la mia azienda, però insomma, però non ci arrendiamo e speriamo sempre di fare bene e che magari qualche canale nel nostro e non lo so, io poi non riesco neanche tanto mai a tornare in Liguria, ma in Italia in generale, però io insomma mi documento cambiando un po', mi sembra, adesso non so voi, forse voglio fare una domanda io. Ma invece Genova come città, a me dà l'idea che invece qualcosa si sta muovendo, si sta un po' modernizzando, o una mia impressione che mi faccio tramite leggere Il Secolo online piuttosto che parlare? Ma l'impressione, beh, vista da un po' da turista, le occasioni che ho avuto ultimamente di andare a Genova, è una città che sta cambiando, nella sua parte, diciamo, estetica, e in tante altre cose penso che sia sempre un po' difficile il cambiamento dal punto di vista ovviamente lavorativo. È una città che offre sempre più o meno le stesse tipologie di posti di lavoro e poco altro. Da sempre, insomma, industria ce n'è poca e non lo so, l'impressione che si è cercato di fare qualche passo avanti, però vivendola da fuori non ti so dire, parlando con amici a Genova, sì, sono contenti di progetti che sono stati fatti, questo e quell'altro, però poi vivendola quotidianamente forse tutti questi passi in avanti non li sentono, ecco, non li vivono, non so che sensazioni hanno Matteo, che tra l'altro è tornato a Genova di recente, dopo diversi anni, no? Sì, io sono tornato a Genova di recente, ci sono stato pochi giorni perché sono stato praticamente 2 settimane, quanto sarò stato? 18 giorni, ecco, e ho fatto una crociera. A me non piace parlare male di Genova, ecco. Se devo dare, così come dice giustamente Emanuele, un giudizio anche basato su conversazioni con i miei genitori piuttosto che con amici, secondo me l'ostacolo grosso di Genova per sviluppi futuri sono le infrastrutture.
perché purtroppo fino a che non leggi di queste code pazzesche sulla... sai, noi, io lo dico sempre, quando vado a Genova sono come un turista, quindi non vedo, poi vado anche in periodi dell'anno in cui la città è... la maggior parte delle persone sono in vacanza, quindi non subisco le code piuttosto che i blocchi sull'autostrada, su queste cose qui. Non lo so, io spero che nei prossimi anni la squadra di Genova riuscirà ad ottenere dei grandi risultati, quello lì, e la città, di cui non posso parlare male, spero, uno, che venga ripulito il centro storico, non dico come, perché non... purtroppo siamo Radio Music for Peace e voglio anche rispettare, poi, ecco, non è, si va fuori tema anche qui. Ecco, io spero pulizia della città per promuovere ancora di più il turismo, evitare quelle iniziative, quelle stronzate tipo la focaccia più lunga del mondo, il tappeto rosso, quelle cretinate lì, ma fare veramente delle iniziative che possano promuovere Genova nel mondo, e soprattutto poi per dare lavoro alle persone, per fare sì che le persone non scappino dalla città, il lavoro sulle infrastrutture, ferrovia, rete autostradale, continuo sviluppo comunque del porto, cercare di valorizzare un pochino l'aeroporto per permettere di, come si dice ogni tanto, di arrivare anche a Genova, non dover andare a Milano, ecco, soprattutto per i genovesi. Però, ripeto, non voglio parlare male di Genova, mai lo farò, però... ecco. Un po' più difficile implementare le cose. Sì, si va un po' fuori tema, ecco. Uh-huh. Non, ci sarebbe da fare delle puntate specifiche. Collegandosi un po' a questo... magari portarlo su Genoa, per dire Genoa Club New York, no? Io, per quanto poco abbia frequentato, comunque insomma è stato bello in un certo senso per me vedere altri genovesi un po' nella mia situazione e avere un po' la conferma di quello che io convintamente penso. Ragazzi, senza falsa modestia e senza anche voler generalizzare troppo, però i genovesi sono persone in gamba, noi siamo, cioè, a volte siamo troppo anche umili, ma siamo veramente in gamba, cioè se vedi anche tutti questi ragazzi, Genoa Club mi ha proprio dato un'impressione di tutta gente seria, competente. E comunque adesso non voglio fare un discorso troppo diciamo di amore per Genova, perché comunque l'amiamo tutti in un certo senso. Quindi, però è effettivamente così, ragazzi, ci sono delle competenze importanti e caspita, tanto di cappello, anche perché poi comunque purtroppo anche le mie amicizie a Genova tutte state un po' sono un po' tutte diluite, però per quanto ne so, anche i miei amici tutti sono stati, cioè, hanno fatto bene anche loro, insomma, là i cappelli, anzi forse ancora più congratulazioni a loro, che comunque insomma, quindi voglio dare questo, sì, sì, no? Invece per quanto riguarda New York e gli Stati Uniti, allora, quella luna di miele iniziata 13 anni fa, oggi a che punto è? Sei sempre in luna di miele o insomma? Ma forse luna di miele no, però sono evolute le cose parecchio e adesso insomma c'è più consapevolezza e diciamo c'è sempre quell'amore per New York, perché magari quando poi, anche se l'hai vista migliaia di volte, magari ritorni e vedi quello,
un tramonto, uno skyline, ed è sempre una, un'emozione. Però insomma la mia vita onestamente è cambiata, e a parte per la mia famiglia, a parte per la mia famiglia che comunque ovviamente ti cambia molto la vita, però devo dire che aver fatto la mia azienda e averla, insomma, averla vista crescere in questo modo, diciamo che quello lì mi ha proprio assorbito in maniera totale. Quindi ovviamente il mio stile di vita non è paragonabile più a quello dei miei primi periodi, nei quali magari appunto certo. ho fatto cose che dovevo fare e a livello, insomma, sei un po' una pagina bianca, quindi puoi scrivere un po' la tua storia adesso ovviamente. Però è anche giusto che la vita abbia le proprie insomma, le proprie tappe. E adesso insomma ho un bambino di 6 settimane, Oliver, e mia moglie americana, Lucas che ha 4 anni, insomma sono sicuramente delle belle soddisfazioni, non penso, però insomma sicuramente il mio stile di vita è cambiato. Adesso magari trovo soddisfazioni in altre cose, la mia famiglia, la mia azienda, mentre all'inizio era proprio una vita pazza. Però è meglio fare prima e poi dopo fare un altro tipo di percorso piuttosto che il contrario, sai? Vabbè, sicuramente. Ti faccio una domanda su New York. Allora, tu sono 13 anni, tu hai sempre vissuto a New York, giusto, in questo, diciamo, percorso americano? Sempre a Manhattan, quando lavoravo per l'azienda di Verona ero più su downtown, più verso, diciamo, Gramercy, così. Quindi sì, però vabbè, lasciando perdere, diciamo, le varie zone di New York, no, sempre Manhattan, comunque New York, ecco. In questi 13 anni, prego, come hai visto New York trasformarsi in meglio o in peggio? Ora ti dico la mia. Io l'ho vista in peggio, molto in peggio, per tutta una serie di questioni, e non voglio parlare del Covid. Tu cosa ne dici? Cosa ne pensi? Come sei d'accordo con me o hai un'opinione differente? L'ho vista trasformarsi in peggio, ho visto... Ho visto, sì, tu hai citato il Covid, se non parlare in maniera, diciamo, specifica del Covid, però sicuramente ha avuto un effetto negativo pazzesco sulle relazioni, ma questo è stato un po' in tutto il mondo, però visto che qua c'è questa rabbia che poi si è manifestata quotidianamente tra le persone, e ancora c'è, però ovvio qua è tutto amplificato, quindi ancora di più l'ho vista, magari. Però insomma io l'ho vista sicuramente peggiorata, su tanti aspetti, sicuramente la sicurezza e senza dubbio le relazioni sociali. Poi è difficile anche un po' da spiegare, perché sai, poi magari anche vai sulle sensazioni, però adesso io penso di capire quello che tu voglia dire, e sono d'accordo con te, è più dura, più cinica, non lo so, più sporca, più cara, meno organizzata. E poi tutto si entra un circolo vizioso nel quale poi insomma poi più cara, poi la gente più cara fa più fatica a sbarcare a concludere il mese, quindi più stress, quindi si creano questi, e poi sì, più maleducata, insomma sicuramente non è andata per il sicuramente, e resta una città stratosferica con delle potenzialità enormi, comunque un'energia pazzesca. Io adesso non esco
non esco quasi mai. Adesso venerdì scorso c'erano dei miei amici, delle persone che conosco dall'Italia, non sia quasi quando mi hanno portato fuori e comunque ho detto caspita, però questa città ancora l'energia ce l'ha, l'ho visto. Però sì, c'è questa conflittualità, che alla lunga un po' pesa. E non era così, o era così molto meno. Io adesso non so, sono interessato a sapere la tua opinione. No, devo dire qualcosa su New York? No, io... no. Poi, se vuoi, puoi dire qualcosa sull'America in generale. No, ma sull'America poi alla fine, sai, non... Per i conti, quello che ho detto, se è una situazione... No, ora c'ho qua, poi c'è tra l'altro mia figlia che sai, qua è americana, se parlo male dell'America, e poi ripeto, l'America vera, noi vivendo qui a New York, anche Francesco che è giù a Miami, noi viviamo un'America un po'... Una bolla. Sì, perché comunque New York è una città di tanta immigrazione, è una città aperta, cioè non sei in Kentucky piuttosto che, non lo so, in Iowa... Nella, o anche dove è Stefano in North Carolina, che comunque sono posti ve la do io l'America fuori. Come diceva infatti quella cosa lì non lo so, io aspetto. Ora, sto aspettando che finisca il mandato di spero di andarmene via da New York il più presto possibile, ecco, di andare diciamo un po' in periferia, New Jersey o Long Island, perché sinceramente dopo il Covid, in cui ero contento perché non c'era nessuno in giro, potevi girare in macchina tranquillo, adesso mi sembra che ci sia sempre più gente. Ogni volta che vado dalla Costco mi vengono degli istinti omicidi, te lo giuro, ti vengono quegli istinti di claustrofobia. Già si vive in case abbastanza piccole, in più vai in questi grandi magazzini super popolati da questi esagitati, gente che ti dà il carrello nelle caviglie, cioè c'è delle cose allucinanti, gente che viene da dei posti che non hanno neanche le strade, senza un minimo di educazione, non lo so, mi sembra che a New York stia arrivando di tutto e sia sempre più sovraffollata, un traffico, non posso che parlarne male, ecco. Come Genova non riesco a parlarne male, di New York ultimamente mi viene molto facile parlarne male, pur... Sì. Riconoscendo ancora quelle, come dicevi tu, quella magia sotto certi punti di vista, quel creare cose nuove che comunque ti portano i turisti a venire, anche se poi giri l'angolo ci sono 10 homeless stesi per terra. Poi cosa a me dà personalmente fastidio, pur non giudicando nessuno, è l'odore che ormai c'è a New York, cioè sta diventando una seconda Amsterdam. Io ad Amsterdam non ci sono mai stato, ma a me danno fastidio le biciclette e questa diffusione ormai capillare di questi negozi che vendono le canne, che ora sarà che non ho più 20 anni, sarà che non me le sono mai fatte, però io non ne posso più di respirare erba e avere queste... Perché almeno a Genova avevamo i motorini, però li sentivi. Queste maledette biciclette elettriche, piuttosto che le biciclette della Citibank, sì. Quando ti stanno per sfrecciare, tra l'altro sempre sulla destra, e io sono abituato come italiano, come persona che ha vissuto in Italia fino a 30 anni, che qualcuno mi superi a sinistra. Quindi ho già rischiato varie volte di mandarne qualcuno al creatore. Ecco. E ti attaccano pure se gli dici qualcosa. Sì, ma vabbè, sai, se li butto per terra, poi io non è che li vado a soccorrere. Ciclisti, brutta gente da sempre. Vado dritti, poi c'hanno anche queste biciclette mezze con questo blu Sampdoria, quindi non... No, c'è questo fumo che è insopportabile, c'è tanta maleducazione gratuita e non è facile, io vedo anche con certi miei clienti, bisogna sempre stare calmi, però insomma dico ragazzi, ma ci hanno cresciuto i lupi qua o non so, Mowgli, la foresta, non so,
ma non dico che bisogna fare, invece magari vedo molta quasi in contrario certi miei fornitori italiani, quasi troppa formalità e... No, poi io ti dico una cosa che non sopporto più. Allora, già in New York trovare parcheggio è un'impresa. Parlo di New York, parlo dei cinque, diciamo, dei cinque distretti in cui è divisa New York, ecco. Perché quando bisogna, a me piace dirlo, quando parlo di New York, molta gente dice New York Manhattan. Ecco, alla gente pensa che New York sia Manhattan, ma New York è fatta di cinque distretti, che sono il Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island e Manhattan. Ecco, quindi c'è questa proliferazione delle biciclette. Ed è diventata una cosa pazzesca. Poi un'altra cosa che mi ha dato fastidio del Covid, che non riesco a capire ancora perché non li tolgano di mezzo, questi, no, non so il nome, come si chiamano, i ristoranti che hanno costruito questi dehors, che per me all'inizio erano abusivi, poi sono stati legalizzati, però dico, la pandemia è finita. Via, toglieteli di mezzo. Perché a parte che sono degli accumuli topi, sono delle topaie, poi sono di una bruttezza pazzesca, sono fatti in legno, pochi, diciamo, ristoranti hanno dei dehors belli, e poi non ti tolgono, già ci sono pochi parcheggi, ecco, io non... Ultimamente mi viene molto semplice parlare male di New York, ecco. No, la qualità della vita per certi aspetti è pessima e appunto vi ripeto, c'è tanta maleducazione gratuita e io personalmente, cioè il mio sogno è invecchiare in Italia assolutamente, però d'altra parte, cioè, le opportunità che siano qua, ovviamente inutile parlarne, insomma. Ma invecchiare in Valpolicella o no, a Genova? Io comunque sono innamorato della mia terra, e, cioè io mi sono parlato dell'America vera. Mia moglie è dell'Oklahoma, ok? Quindi proprio, e l'ho conosciuta là in Oklahoma e l'ho portata a New York. L'ho invitata a un matrimonio. Immagino uno shock culturale quasi peggio del tuo. L'ho portata, per fare la magia, ho dovuto invitare a un matrimonio in Irlanda di un mio amico, mio ex compagno del New York Athletic Club. E lì in Irlanda, giusto la magia dell'Irlanda, non lo so, ho detto, vabbè, cambi idea, sposiamoci. E vieni a New York. E appunto volevo dire, il mio amore della Liguria, per la Liguria è testimoniato dal fatto che ci sposammo nel 2017 alla chiesa di San Rocco di Camogli e poi coi pulmini andammo giù a fare la festa, la cena e la festa fino a tardi, ai bagni Medusa di Nervi sulla passeggiata. Abbiamo preso il locale per la serata e questi americani, ma insomma, estasiati da questa bellezza, il giorno prima, perché qua in America fanno questa cena prima del matrimonio, il venerdì, l'abbiamo fatta sopra Soria, Santa Apollinare, che sembra di volare sul mare, è una cosa divina. Guidavano loro o hai organizzato dei pulmini? L'hai già detto forse. Pulmini e... No. No, pulmini, eccetera, eccetera. E con quello che costano i matrimoni in America abbiamo speso un decimo. E quindi per dire, questo testimonia che una sessantina di persone al nostro matrimonio, vennero tanti miei ex compagni di squadra dall'Italia, è stato un momento fantastico. Io la Liguria, per carità, chiudo gli occhi. Tua moglie cosa ne pensa della Liguria? Io, scusa? Tua moglie cosa ne pensa della Liguria? Ah,
Innamorata della Liguria, innamorata, innamorata, innamorata. Vabbè, sarebbe abbellinata se non lo fosse, dai, diciamo. L'Oklahoma offre dei scorci. Oklahoma non lo so, ma ripeto, mia moglie l'ho portata a capelli. Qualche pozzo di petrolio. Innamorata e... innamorata della Liguria, innamorata dell'Italia, ma io l'ho portata, guarda, l'ho portata sui colli piacentini, che uno dice... Ma guarda, io l'ho portata in dei posti che lei è rimasta estasiata. Uno dice, ma i colli piacentini? Ma no, ma... Carlo Danani, ma... l'hai mai conosciuto? Lui scriveva, io giocavo nel Piacenza, lui scriveva, lui era il giornalista della Libertà che scriveva gli articoli. Ah, vedi? Allora... Carlo Danani, io non sapevo fosse genuano, adesso vedo che è genuano, io, se ne avrei detto. Però lui scriveva gli articoli su noi, il lunedì c'è l'articolo firmato da Zani. E mi, onestamente, onore del vero, lui, ce ne sono due squadre di rugby, c'erano i Lions Piacenza e il Piacenza. Ero nel Piacenza rugby. E qualche mio compagno di squadra, e lo dico, se mai dovesse ascoltare questa trasmissione, lo dico in senso faccio un complimento a lui. C'era qualche mio compagno di squadra che... al quale non piacevano questi articoli e si lamentava. Ma complimenti a lui, perché alla fine un giornalista non è che deve compiacere qualcuno. Sì, cioè, sì. Cioè, cosa dice, quindi complimenti, tanto il cappello a lui. Quindi, però, insomma, io per dire, dopo la portai, adesso l'ultima volta che siamo andati in Italia l'ho portato su Piacenza e sui colli, siamo andati in delle bellissime vinerie, mangiare ottimo in queste ancora vecchie questi ristoranti dove c'è la vecchiettina, mangiare troppo buono, la cucina piacentina, io sono pazzo, il gutturnio, l'ortrugo frizzante. Quindi quello che voglio dire è che anche posti magari meno rinomati dell'Italia, meno conosciuti, sono delle perle. C'è una montagna, i colli piacentini sono bellissimi, però c'è una montagna, però sono ovviamente i colli, però c'è una formazione rocciosa che si chiama Pietra Parcellara in Val Trebbia, e lì sembra di stare sulla luna, cioè per dire, vedi, ma tu sei lì. No, ma l'unico posto di merda in Italia è Grondona, poi credo che forse Musalla, dove ci sono le raffinerie Erg, e Grondona. Poi, e anche un po' San Pier d'Arena comunque. Sì, in Italia ovunque vai cioè anche a Bolzaneto sono bei posti. Noi Liguri invece, cioè noi genovesi più che a Liguri, noi passi, non so, Casello, Genova Est, mangia nebbia, milanesi. Cioè, siamo così, siamo... No, ma siamo Ema, i posti sono un conto, la gente c'è anche della gente. Quello. Dai, parliamo un po' di Genova, che se no... Allora, Emanuele, parti tu, come sempre, raccontaci un po' cosa ne pensi di questa prima parte di campionato, anche se ci hai detto che non sempre riesci a seguire le partite, però poi ti riguardi un po' gli highlights. Che idea ti sei fatto di questa prime 10 partite abbiamo giocato? Parli, sì. Avrei voluto veramente guardare, avrei voluto vedere qualche partita, perché... quell'adrenalina che ti dà il Genoa, insomma, è qualcosa di notevole. E... ma sai, non ho... cioè, tanti di noi genuani abbiamo un po' sognato ad occhi aperti con questa nuova proprietà. E... lecitamente, perché per carità noi siamo utenti di questo gioco del calcio, non ci costa niente a sognare. Però, insomma, a parte quello, io non ho grossissime aspettative. Insomma, ovviamente è stata bella la promozione dell'anno scorso. E... ovviamente la storia non si può cambiare. Sicuramente è stata bella la promozione dell'anno scorso, però onestamente
con un minimo di senno non avremmo neanche dovuto fare la promozione, perché saremmo dovuti rimanere in Serie A, però così è stata la storia. E quindi, insomma, positivo che siamo ritornati, manteniamo la categoria, adesso facendo, insomma, non, neanche gli scongiuri, però posso dire senza che è un obiettivo ovviamente alla nostra portata, cioè senza neanche dover fare gli scongiuri, insomma, è un dato di fatto, è la nostra portata. Non è scontato, ma è la nostra portata e io aspiro a quello, non mi dà fastidio quelle cose, come dicevamo prima, quando poi ti potresti fare un punticino col Milan e poi ti fa il colpo di mano, insomma, quello dà un po' fastidio. All'inizio non capivo bene, però non capivo bene che squadra fossimo, perché eravamo magari quella un po', non so, rinunciataria, stile Torino. Lecce e Torino, sì, sono state due partite un po'. Da rugbista io dico, gli avrei fatto un placcaggio a quel tipo, ma dai, ma al 94esimo prendo... Sì, ma si poteva fare, era comunque meglio, era piuttosto fatti cacciare, fatti espellere. Quel giocatore lì, quindi non ha più giocato, allora prendeva 6 giornate, ma gli fai un placcaggio... Placcaggio sano a spalla di quelli da Sunday League inglese. Sì, ragazzi, cioè, quindi, però, per dire, sono un po' partito con una digressione su questo gol, però nel senso, eravamo il Genoa rinunciatario del Torino, eravamo il Genoa spumeggiante del Napoli, eravamo non presentati non siamo scesi in campo con la Fiorentina, quindi c'era un po'. Adesso sembra che comunque, insomma, una fisionomia di squadra si stia creando. Gilardino, io non posso sicuramente giudicarlo dal punto di vista tecnico, però posso dire, per quanto valga la mia opinione, che mi sta molto simpatico. È un giocatore che ha lottato per il Genoa, perché comunque mi ricordo che quelle due campionati che fece, insomma, era uno che ha lottato con quella maglia, e io speravo che si mettesse quella maglia lì, quella 11, di quelle di quando poi festeggiamo la promozione. Ho detto, vai a vedere che si mette quella maglia lì, poi non se l'è messa, però è uguale. Però veramente l'ha onorata la maglia, quindi lui ha onorato la maglia, sì. E quindi il credito è notevole. Non lo so, mi sembra un gruppo decente, un gruppo unito, dicevamo un po' dei sport di squadra prima, ma Matte ha detto che se c'è i valori in campo in altri sport emergono, nel calcio puoi comunque fare un po' di tattica che ti... Però, insomma, è vero quello, però comunque in altri sport sì, è vero che il valore esce di più fuori, però comunque la componente mentale ti dà quel qualcosa in più. Sì. Comunque sì, magari una squadra che anche a meno, però un gruppo che dice, cazzo, scusate il termine, caspita, ma adesso o sì, io non so come, ma tu non passi, io un gol te lo metto. Capito? Che gli si chiude la vena. Quindi mi sembra un non ancora un gruppo così, però indirizzato a quel tipo di mentalità, e quindi non posso essere che ottimista. Poi ti ripeto, non mi aspetto niente di che rispetto alla permanenza in Serie A. E poi ovviamente, come tutti i giornali, speriamo di toglierci soddisfazione, non so, magari una casa, la Juve in casa, quelli lì, quanti gli hanno dette e gli juventini, ragazzi, quelli lì proprio
ci sono quei i multicolor, vabbè, sono, fanno una situazione a parte, però secondi sono loro. Ah, sicuramente. Veramente sono quelli lì e ti dico, e io la partita che nel questionario ho messo che è quella che mi resta più nel cuore. Quel 3-2. Due dell'anno dell'Europa, sì. Con Gasperini. Thiago Motta. Che, e allora non giocammo, io giocavo ancora a Piacenza, non giocammo, veni giù, mio padre mi ha detto, ho trovato due biglietti, andiamo lì proprio nella sud, come al solito, e allora lì Juventini, che lì era forse, avevano un po' alzato, si sentivano un po' galletti e li avevamo bastonati, con sì. Un colpo di testa di Thiago Motta, aveva volato 2 metri. Uh-huh. Poi noi facciamo il primo gol e li avevamo annichiliti, allora lì che dici veramente, poi vince o perde, però li avevamo annichiliti, non hanno visto palla. Fece il primo gol Thiago Motta perché mi è rimasto nel cuore, perché ce l'avevo proprio lì, era proprio lì là sul, era tutto successo. Fece il primo gol Thiago Motta, che quelli lì erano lamentati perché aveva fischiato l'arbitro quando il pallone, però comunque la dinamica dell'azione non sarebbe cambiata, perché comunque lui ha calciato, nel momento che calcia lui fischia e ci ha dato il gol. Quindi per compensazione, non c'era ancora il VAR, gli ha regalato un rigore a Del Piero qualche minuto dopo. E quindi vedi lì, poi dopo la grinta che aveva quella squadra lì, testata di Thiago Motta, un golasso. E poi loro, va bene, nel secondo tempo ci attaccano, pareggiano. Anche lì sotto, li avevo visti sotto la sud, proprio lì quel gol di Via Quinta. E poi quella cavalcata di Marco Rossi. E io ero 104 kg, 106 kg, mio papà comunque una persona... Io mi ricordo che saltai in braccio a mio papà come fossi un bambino e ci ritrovavamo 3-4 seggiolini dopo. Cioè seggiolini neanche, eravamo nella sud, non c'erano i seggiolini. Proprio 3 file dopo. Poi c'erano anche dei tifosi del Torino, lì proprio lì, prospicienti alla gabbia. Non so, ci avevano preso questi qua del Torino, non lo so. Un paio di Juventini da prenderli, da buttarli nel fosso del parterre. Li avevi trovati? Volte quelli lì distinti. Bene, distinti. No, di sud non c'era era pieno e un'emozione stratosferica. E poi andare a ritrovare il motorino in due con mio papà dietro, bandiere. Guarda, mi viene da essere commosso, guarda, veramente. E quindi adesso non so perché, ho parlato di questa cosa perché dico questo lì, questo qua può essere secondo me quello che mi auguro per la nostra stagione, magari vabbè, comunque tutto sommato abbiamo fatto un partitone contro la Roma, quello è stato già magari un altro di questi tipi di scalpi qua, e poi mantenere la categoria, poi ragazzi c'è tempo per consolidarsi e crescere, basta volerlo, perché il grande interrogativo degli ultimi anni del Genoa è sempre stato quello, che non c'era la volontà di costruire niente. Speriamo che le basi ci sono, secondo me, speriamo che questa società veramente voglia costruire qualcosa e insomma sicuramente sono benefattori, no, cioè. Quindi speriamo che come si dica qua in America, un win-win, nel senso che certo, loro guadagnano loro e guadagniamo noi, come si dice in genovese, ecco, guadagniamo anche gli altri. Sì. Francesco, cosa ne pensi tu dell'ultima partita? No, è un'altra partita dove secondo me abbiamo dimostrato tante cose buone, ma allo stesso tempo penso che sia una squadra, come menzionava anche Emanuele, gli manca ancora qualcosa, insomma, per chiudere una partita in corsa, a prescindere che stia giocando con una squadra più o meno forte. E l'altra volta, scherzando, abbiamo detto sembra che all'entrata
all'uscita degli spogliatoi ci sia una scritta: chi chiude la partita è un pezzo di merda. Fondamentalmente c'è come se ci fosse questa volontà a un certo punto che un po' si molle, come che ed è una cosa un po' generica, non che giochino definitivamente per forza male, però si sente che c'è meno carica agonistica, ma anche a livello anche di opportunità, eccetera. Nel secondo tempo di solito molla un pochino. È una squadra che secondo me sta facendo bene, la partita scorsa ha fatto il suo dovere, dovevamo portare a casa 3 punti, ce li siamo portati, e però appunto mancano questi dettagli dove se hai qualcuno non tanto più forte, perché poi abbiamo visto con le squadre di un altro livello che ovvio che appena abbassi un attimo la guardia fanno entrare il fenomeno e ti fa tutti i gol che ti deve fare, e anche cercare di capire, leggere l'avversario e dire ok, come diceva appunto Manuele, ai tempi di Thiago Motta, di queste partite dove praticamente partivi, eri forte, eri grande, avevi la mentalità vincente, a prescindere dai numeri, comunque giocavi bene, giocavi per vincere. E qua a volte c'è un po' l'impressione che si parte bene, motivati, positivi e tutto, però a un certo punto poi si molla e l'avversario non necessariamente ne approfitta, non sempre, però insomma è un rischio che comunque le partite si leggono, quindi quando tu aspetti di giocare contro di noi sai che hai nel secondo tempo, se puoi far entrare qualcuno dopo nel secondo tempo di buono, di bravo, insomma aspetti, perché sei comunque noi di solito nel secondo caliamo un po', quindi bel Genoa, ma insomma aspettiamo anche un po' di cambio di mentalità. Matte? Ma io sono rimasto soddisfatto dall'ultima vittoria, nel senso il calo, come hanno appunto detto sia Emanuele sia Francesco, secondo me è giustificato, nel senso abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo sostanzialmente non abbiamo ancora quei 16, quei 17 giocatori sullo stesso livello. Ora come ora abbiamo un 7-8 giocatori, scusatemi, che sono su un livello top, sia atleticamente, diciamo, o atleticamente o tecnicamente o anche mentalmente, e poi c'è un gruppo di giocatori che per vari fattori, ad esempio Badel e Strootman sono appena rientrati dall'infortunio, non abbiamo Messias, abbiamo un Malinowski che è ancora in fase di come potrei dire di carburazione per raggiungere il top, e poi purtroppo abbiamo avuto l'infortunio di Retegui, con non bilanciato da dei sostituti all'altezza, che ci sta creando delle problematiche. Però, ripeto, era importante con la Salernitana vincere, fare i 3 punti per tenersi, diciamo, un cuscinetto dalla zona retrocessione, che è comunque quella a cui noi dobbiamo guardare, ecco. Quindi, va bene, la cosa... Vi dico sinceramente, la cosa che mi sta infastidendo un po' in questo periodo di molti genuani è vedere tutti questi commenti: ah, il valore di Gudmundsson adesso è triplicato, ah, Dragusin, dove lo venderemo? Ma scusate un po', siete dei tifosi o siete dei contabili? Cioè, della gente che fino a qualche anno fa, diciamo, non pensavano che l'ammortamento fosse un tipo di omicidio o un modo per in cui qualcuno moriva, ecco, una cosa del genere. E adesso, a me sinceramente, cioè, facciamo un po' più i tifosi, godiamo dei bei gesti tecnici. Cavolo, Gudmundsson anche venerdì scorso ha fatto un gol pazzesco, ecco. Ma non a gennaio, a giugno, ma cavolo, siamo a ottobre, siamo a fine ottobre. Cerchiamo di goderci questo campionato e poi io spero che rimangano tutti. Io spero anche che rimanga Dragusin.
Logicamente la società dovranno fare delle altre valutazioni, non lo so, però cerchiamo, ecco, io vorrei che i genuani ritornassero a fare un pochino più i tifosi, cosa che purtroppo, e lo capisco, negli anni di Preziosi non lo facevi. Ma io non posso arrivare a sperare che Gudmundsson ad aprile si rompa un legamento così non lo cedono in Premier League, oppure a pensare quanto faremo di plusvalenza, perché c'è una società, io come tifoso voglio vincere delle partite e vedere dei bei gesti tecnici, cosa che nell'ultimo periodo di Preziosi non ho visto. Punto. Sì, questo è quello che è rimasto, è quello che è rimasto dalla precedente gestione, purtroppo sono rimasugli delle ansie, le scorie ci sono. Per quanto mi riguarda, io faccio solo due considerazioni. La prima è che se al 25esimo di Genoa Salernitana fossimo stati 3-0, penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Abbiamo avuto due occasioni, una dietro l'altra, che è veramente incredibile come la palla non sia entrata. Poi c'è stata quella girata meravigliosa di Retegui, che purtroppo gli è costato anche un po' l'infortunio. E poi purtroppo fortunatamente hai trovato il gol con una bella giocata di Gudmundsson e poi c'è stato un calo fisico, come diceva Matteo Sabelli. E la seconda cosa è che tutti quei giocatori che a inizio stagione, anche fra di noi se ne parlava, che erano potenzialmente dei punti interrogativi, sono diventati dei punti esclamativi, perché Dragusin, Frendrup, Gudmundsson, lo stesso Retegui, forse ecco di quelli che mi sarei aspettato, forse Martinez non è secondo me ancora proprio una certezza al 100%, non nel senso che non sia un portiere della Serie A, pensavo e avrebbe avuto un impatto ancora migliore, ma magari c'è tempo per migliorare. Però ragazzi, Dragusin, Frendrup e Gudmundsson, sul quale nutrivo qualche dubbio sulla Serie A, su Gudmundsson invece sta veramente facendo quello che vuole, e quindi questo mi fa ben sperare, perché comunque nonostante l'infortunio, secondo me la squadra sta trovando una sua quadratura. Secondo me è bravo Gilardino a tenere un po' tutti complici, anche gli infortuni. Comunque ha rispolverato anche Martin con la Salernitana, e insomma cerca di non bruciare nessuno, e probabilmente è quello che sta cercando di fare anche con Ekuban e Puskas, anche se temo che sia un po' una causa persa, però perché è importante comunque avere uno spogliatoio unito. E qui mi ricollego a quello che diceva Emanuele, la sensazione che ci sia un gruppo che sta acquisendo consapevolezza, e comunque è un gruppo anche tecnicamente per il campionato che dobbiamo fare. Oggi vedevo uno dei tanti, delle tante pagine di Facebook genuane ha postato la classifica dal decimo posto in giù, che quello è il nostro campionato, cioè, e attualmente siamo quindicesimi, quindi siamo diciamo a metà di questa classifica. L'obiettivo è cercare di avvicinarci il più possibile allo scudetto di questo campionato, diciamo a due, nel senso perché questa è la prima stagione, possiamo fare penso solo quello. Poi se saremo tanto bravi da andare oltre la decima posizione, ben venga, però credo che quella debba essere l'obiettivo, ecco, vincere questo scudetto della seconda fascia della Serie A. E credo che ci siano i numeri per farlo. Ci sono squadre che adesso sono anche più in alto, che forse rientreranno in questa fascia, e così come probabilmente c'è qualche squadra che adesso è in questa fascia, e magari mi riferisco al Sassuolo, che è sempre un po' una scheggia impazzita, però può darsi che potenzialmente possa sicuramente entrare nelle prime 10. Detto questo, ripeto, sono fiducioso. Certo, avrei preferito vincere 3-0 con la Salernitana, però la partita è andata come andata e ci siamo trovati in emergenza,
anche con delle ammunizioni pesanti, tanto che insomma poi Girardino è stato costretto, vabbè, Bani si è fatto male, ma comunque era già ammonito, quindi c'era anche un po' quel rischio lì. E, però guardiamo positivamente al futuro e, come diceva appunto Emanuele, il nostro campionato è quello di una salvezza tranquilla e mi sembra di poter dire che quanto visto finora fa ben sperare. Ecco, poi speriamo di arrivare al mercato di riparazione senza ulteriori troppi patemi per quello che riguarda gli infortuni. Poi ci sarà tempo per correggere. Matteo, lo sai perché fa ben sperare? Perché ti ricorderai, ma l'avevamo sostenuto tutti quest'estate, guardando la storia del Genoa nelle precedenti promozioni, il Genoa si era riuscito a salvare se il gruppo storico della Serie B aveva reso. Uh-huh. I Frendrup, i Gudmundsson, i Dragusin, che erano stati, diciamo, specialmente Dragusin e Gudmundsson, che erano state le stelle della B, stanno rendendo. Ma il giocatore finora che è stato più sorprendente, anche perché l'anno scorso ne parlavamo e mi ricordo anche quest'estate, ad esempio gli amici di Alesena, mi ricordo che una volta si era addirittura pensato che lo potessero cedere. Chi sta facendo robe sensazionali, e non voglio parlare che il valore è aumentato di 3 volte, del 30%, di tutte queste puttanate, è Frendrup. Frendrup, ragazzi, io non pensavo dicessi Sabelli. No, Sabelli sta facendo delle cose sensazionali. È il Gennaro Ruotolo con meno piedi, diciamo, è il collante. Ma finora, a parte, sì, vabbè, Gudmundsson come stelle e Dragusin, ma i due giocatori più sorprendenti, quelli che stanno giocando per 4, sono Frendrup e Sabelli. Sì, sì. Frendrup ci mette anche più tecnica, più intelligenza, più tutto, ma fenomenale, ragazzi, fenomenale. Assolutamente sì. Ragazzi, siamo in chiusura. Si è fatta una certa, è ora di andare a dormire, siamo tutti sullo stesso fuso orario, quindi. E ringraziamo assolutamente Emanuele, è stato un piacere conoscerti, abbiamo un po' divagato fra calcio e rugby con molto piacere, perché ci fa piacere guardare anche un po' ad altri sport. E grazie ancora, anche perché, lo ripeto, è stato un episodio organizzato tutto in fretta e furia, quindi la tua disponibilità è stata quanto mai apprezzata, e speriamo di incontrarci alla prima occasione a New York. Saluto Matteo e Francesco, con i quali ci vediamo la settimana prossima. Fate voi i saluti e buona settimana a tutti. Emanuele, tocca a te. No, grazie, un enorme piacere essere passato un po' di tempo con voi a parlare del nostro grande Genoa in varie sfaccettature. Io sicuramente non sono molto titolato a dare chissà quale lume tecnico, però insomma, dai, forza Genoa. E per concludere brevissimamente il discorso sull'ultima partita, io ero in magazzino, l'ascoltavo alla radio, non riuscivo, ho dovuto spegnere la radio, ho detto poi, perché non per fare il solito giornale pessimista, però per come stanno andando, no, come erano andando, vuoi vedere che... Sono totalmente con te, come anche io gli ultimi 10 minuti ho spento. Perché... Stavolta vuoi vedere, caffè. E invece poi mi sono fatto coraggio, ho riacceso il telefono, ho visto su Pianeta Genoa il risultato, vai, che era troppo importante. Sì. Ah no, io vedo, non dall'altra parte, però, quindi forza Genoa, e speriamo che questa, l'unica cosa, speriamo che questa strana roba degli ultimi minuti che sei palese stanno, perché dai, non diciamo niente, però dai, forza Genoa e forza ragazzi e forza genuani e genovesi nel mondo, siamo tosti, ragazzi. E Matte diceva una cosa vera, che siamo sempre un po'
una cosa va bene, adesso ce lo vendono. Però ragazzi, siamo fatti a modo nostro. Non possiamo goderci una roba perché poi magari pensiamo già, siamo tristi che ce lo vendano, spero che sia un po' contorto. Però il mio messaggio a una persona che a quale opinione va, vale, però un po' di quando l'ho visto, è che ragazzi, siamo orgogliosi dei genovesi, siamo con tutti i difetti, siamo persone in gamba, e forza Genoa e forza Genova. E grazie, un piacere enorme, enorme, enorme avervi parlato un po' oggi. Grazie Emanuele per la disponibilità last minute, come ha già detto Stefano, e niente, alla prossima, speriamo presto di poterci vedere una partita del Grifone, se ci sarà permesso, perché di venerdì siamo a lavorare, quindi non... Se faranno qualche partita, se decideranno, ecco, di programmare qualche partita in qualche orario nel weekend che ci si possa incontrare, con chi sia la prossima? No, la prossima in casa c'è il Verona, poi giochiamo col Cagliari a domenica prossima, e poi col Verona in casa di venerdì, e poi vedremo, non lo so, sai, dipende. La Lega gli piace mettere il Genoa di venerdì sera perché facciamo audience, pare, quindi. Non so. Emanuele, grazie mille. Grazie. Un botto solo la scorsa settimana, mi pare che cosa ha fatto, 4 gol in 10 minuti, spero anche che li abbia fatti. Boom. Sì. Emanuele, grazie mille, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie ancora, come hanno pure detto anche Stefano e Matteo, per il last minute. Grazie mille e forza Genoa. Avete ascoltato Genuani si resta. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana.